dopo le infinite domande che mi vengono fatte su cosa sapere su New York, soprattutto per le persone che vengono in viaggio per la prima volta a New York, è arrivato il momento di iniziare una serie di video dove darò i miei migliori consigli e opinioni sulle cose più importanti da sapere prima di fare un viaggio a New York, sia per chi viene in viaggio la prima volta a New York, sia per persone che sono già state più di una volta. Bentornati nel canale di Chiarelli di Boss. Per contenuti, servizi, anteprime e consigli su New York e Stati Uniti d'America, ma anche viaggi al femminile, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. In questa parte numero 1 della serie risponderò a 10 domande, iniziando da: quanti giorni rimanere a New York? Questa è la domanda da un milione di dollari, perché dipende tantissimo dal tuo budget. Quindi partiamo dal tuo o dal vostro budget. Che budget avete per New York? In che periodo riuscite a prendere le ferie? Se non siete flessibili con i periodi dell'anno, c'è da capire se nel periodo da voi scelto è un momento di alta stagione o meno a New York. Per esempio, se si va in base alle feste americane, di cui ho scritto un articolo nel blog che posso lasciare qua sotto nell'info box, bisogna considerare il fatto che ci possono essere più file, sicuramente gli hotel hanno un costo più alto e così via. Quanto tempo rimanere a New York? Se è possibile, io direi non meno di una settimana. So che ci sono persone e ho clienti che vengono per 4 giorni, 5 giorni. Per la prima volta io sconsiglierei di venire per meno di una settimana, anche perché il viaggio è lungo, sono 9 ore all'andata e 8 ore al ritorno, per una questione di vento a favore quando rientrate in Italia, e quindi partirei da un itinerario di almeno 7 giorni. Che documenti servono per un viaggio a New York? Sicuramente il passaporto, e deve essere valido per almeno altri 90 giorni. Quindi, esempio, se il vostro passaporto è in scadenza entro un mese, non è valido per l'entrata negli Stati Uniti d'America. Quindi il vostro passaporto deve avere una scadenza oltre i 90 giorni. Tuttavia, l'Italia fa parte di un gruppo di paesi esenti da questa regola grazie a un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. Come cittadino italiano, il tuo passaporto deve essere valido solo per la durata del tuo soggiorno negli Stati Uniti. Consiglio comunque di verificare sempre prima della partenza. Oltre al passaporto servirà l'ESTA, che è un documento che serve a chiunque visiti gli Stati Uniti d'America che non sia in possesso di un visto. L'ESTA viene fatto una volta ogni 2 anni, quindi si paga una quota di circa 20 dollari ogni 2 anni e si può rimanere in territorio americano per una durata massima di 90 giorni. Se invece avete visitato dei paesi che sono in disaccordo con gli Stati Uniti d'America, avrete bisogno di un visto che poi verrà richiesto all'ambasciata, e quello potrete farlo o in autonomia o con un avvocato. Per riassumere, i documenti principali sono il passaporto e l'ESTA. Lascio qui sotto nell'info box il sito ufficiale dove richiedere l'ESTA. Ricordatevi che l'ESTA non ha un costo ad oggi, settembre 2024, di non più di circa 20 dollari. Allora, ho fame e mi sa che vado a provare questo posto qua che avevo identificato. Si chiama Sunday C&C Eatery, questo qua. To stay, please. E questo è un posto giapponese, è esattamente dietro di Sunday CC Eatery, che è un posto vegano. Per questo piatto di noodles con la salsa di peanuts, credo, ho speso 15 dollari. Prossima domanda: quanto cash portare? Quanti soldi portare? Allora, io non consiglio mai di cambiare i soldi a New York, perché le fees sono altissime. Le case di cambio ti chiedono veramente una marea di soldi e non ho ancora trovato una casa cambio che abbia delle fee basse. Ci sarà sicuramente. Quando la troverò lo saprete. Per il momento cosa consiglio? Intanto di portare un po' di cash dall'Italia, forse 100-200 dollari, giusto per magari mance extra o qualcosa che si paga in contanti, anche se molte cose verranno pagate con la carta di credito, e prelevare direttamente dalla vostra carta, che ha delle commissioni assolutamente più basse rispetto a cambiare i soldi. Visto che ho pranzato su Bowery, continuo su Bowery, adesso andando a un evento di un mio amico che ha creato un documentario sul caffè
E oggi c'è il prelancio, quindi vado verso Soho, su Broome Street, per vedere questo documentario. Sono emozionatissima per lui e non vedo l'ora di scoprire cosa ha creato. Lui è bravissimo a raccontare, un grande storyteller. Tornando a noi e alle domande. Cosa vedere, come organizzarsi e da dove parto? Questa è una domanda complessa, nel senso che ci sarebbe bisogno di un video solo per una risposta. Allora, intanto torniamo al discorso di prima. Quanto tempo avete a disposizione? Quindi se sono 4 giorni, 6 giorni, 8 giorni, bisogna creare itinerari ad hoc per la durata del soggiorno. Poi bisogna chiedersi che tipo di turista sono. Sono un turista classico o sono un turista che apprezza le gemme nascoste, le avventure, le esperienze locali, più, in inglese si dice go with the flow, quindi non fare troppi programmi e vedere quello che capita giorno dopo giorno, anche se questa è una cosa che non consiglio troppo per New York, perché ci sono talmente tante cose da fare che i giorni scorrono talmente veloci che poi non si riesce a fare tutto quello che si voleva, soprattutto per un discorso di distanze. È una città molto grande e si perde tempo per arrivare da una parte all'altra della città. Quindi è anche tutto collegato al dove alloggerete. Alloggerete a Midtown, alloggerete downtown, alloggerete, non so, a Chelsea, Upper East Side, Upper West Side, in Queens, a Brooklyn, che parte di Brooklyn. Bisogna un po' calcolare le distanze dal posto dove si alloggerà e poi da lì capire come gestire le giornate. Sicuramente chi viene per la prima volta a New York non perde le icone principali, quindi la visita a Central Park, che può essere di mezza giornata o giornata intera. C'è chi lo fa in bici, c'è chi lo fa a piedi. Ricordiamoci che in bici c'è un solo percorso che si può fare. Quel percorso non ti permette di arrivare, per esempio, a, non so, Lago Jacqueline, al castello, al Bow Bridge, che è il ponte in ghisa più lungo del parco, alla Bethesda Fountain e così via. Quindi se si fa in bici si perdono determinati luoghi che poi si potranno fare a piedi, anche se è una bellissima esperienza quella di andare in bici a Central Park. Empire State Building, Top of the Rock, altri osservatori, ce ne sono 5 e di questo abbiamo parlato in un video dedicato che vi lascio qua sopra. Statua delle Libertà e dell'East Island, anche di quello ne ho parlato in un post nel blog, dove racconto anche come riuscire a ottenere i biglietti per la corona in anticipo, perché per salire alla corona c'è bisogno di almeno 3 mesi in anticipo di prenotazione. Sicuramente uno stop a Times Square, anche se non è uno dei luoghi più amati da noi local. Bella vederla di giorno, ma anche bella vederla di notte. Secondo me Times Square bisogna sedersi nella scalinata rossa e osservare le persone che passano. Quando farà bianco, ok. Come non perdere l'High Line, quella passeggiata sopraelevata costruita su una vecchia ferrovia. L'High Line collega l'Hudson Yard, che è il nuovo quartiere di New York, con il Meatpacking District. Quindi nel Meatpacking District a sua volta ci sono un sacco di esperienze e cose da fare, dal nuovo parco lì al mercato Chelsea Market. Queste comunque sono tutte cose che io scrivo nel blog e consiglio quando organizziamo consulenze private, telefoniche, di 30 o 60 minuti per rispondere a tutte le domande previaggio, anche quelle che non sapevate di avere. Lascio qui sotto la mail, eventualmente vogliate organizzare una consulenza personalizzata per darvi supporto sul vostro prossimo viaggio a New York. Faccio consulenze con clienti che sono già stati e non sono mai stati a New York. Quelli che sono già stati sicuramente come plus hanno tantissime informazioni delle novità di New York o delle anteprime. Allora, mentre parliamo un po' delle cose da sapere prima di un viaggio a New York, sia che veniate per la prima volta, sia che siate già stati in viaggio a New York, faccio una piccola pausa qua in uno dei miei giardini e parchi preferiti. Si chiama Elizabeth Street Garden, si trova a Soho e c'è il rischio che questo giardino scompaia, ma
ne parleremo in un secondo momento. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Chiara, la titolare dell'agenzia di tour personalizzati e viaggi, servizi turistici a New York e in altre parti degli Stati Uniti d'America, New York City for All. Siamo aperti da più di un decennio, abbiamo aperto l'agenzia nel gennaio 2014 e ci occupiamo di tutto ciò che sia turismo a New York, cercando di dare spazio alle gemme nascoste, anche alla storia, alla cultura e anche alla diversity della città, quindi per farvi vivere un po' la New York da local. L'agenzia è un marchio registrato, io sono la guida principale dell'agenzia con patentino, quindi guida autorizzata su New York. Ho anche un pass per esercitare come press e media, cosa vuol dire? Che è una specie di ufficio stampa a New York, ho accesso a delle anteprime. E faccio un esempio, prima che aprisse Little Island, il parco nel Meatpacking District, io ho avuto accesso per visitare e documentare. Prima che aprisse il Summit OV, io ho avuto accesso per documentare, ho fatto video su diversi canali ed ho documentato tutto nei social. Quindi un punto a nostro favore è il fatto che spesso abbiamo notizie in anteprima. Nell'ultimo anno ho vinto ben due premi, uno da Ellis Island Honor Society, Innovazione in Business, è un premio che viene dato a immigrati e figli di immigrati che svolgono un ruolo importante e fondamentale per la città di New York nel business. E l'altro Women in Business, quindi donne in business, in carriera, con la categoria guida dell'anno. C'erano 20 categorie totali, io ho ricevuto il premio con altre 19 favolose donne, da marketing a turismo a concierge a lifetime achievement. Allora, qual è il metodo migliore per spostarsi in città? Metro o taxi? Questa è un'altra domanda che mi viene fatta costantemente. E la metropolitana è aperta 24 ore su 24 ed è l'unica metropolitana al mondo a non chiudere mai, quindi è aperta di giorno e di notte. Di notte ci sono meno corse, nel weekend ci sono meno corse, ma è sicuramente il metodo più rapido per spostarsi. Io uso tantissimo anche la bicicletta e il ferry, il traghetto, per spostarmi da una parte all'altra dei vari distretti e della città. Il taxi potrebbe convenire, ma dipende quanto è lunga la tratta e quanto traffico c'è in quel momento. Ci sono anche delle compagnie private di taxi che io uso spesso. Vi lascio qua sotto il link e il codice da usare se è la prima volta che lo scaricate, per avere uno sconto sulle vostre prime tratte. Qual è il miglior osservatorio di New York? Ad oggi, 2024, ne abbiamo 5. In ordine di altezza, di piani: Freedom Tower, One World Trade Center, Empire State Building, Edge, Summit OV e Top of the Rock. È difficile stabilire qual è l'osservatorio più bello, sicuramente è una questione di gusti. Se vi volete orientare sulla storicità, l'icona è sicuramente l'Empire State Building. Ricordatevi che andando sull'Empire State Building, l'Empire State Building non si vede, quindi sia di giorno che di notte, quando poi si illumina di colori diversi a seconda di quello che succede, non verrà visto dal palazzo stesso. In ogni caso, per questo c'è sia l'articolo sul blog che il video dedicato, dove vi porto passo per passo a capire quale sia l'osservatorio migliore da scegliere in base anche ai pro e contro di ogni osservatorio. E per acquistare i biglietti d'entrata lascio il link qui sotto e anche i pass dove sono inclusi gli osservatori di New York, sempre qua nell'info box. Quanto lasciare di mancia al ristorante? Allora, partiamo dal presupposto che la mancia non si lascia solo al ristorante, la mancia si lascia a chi offre un servizio, si lascia al tatuatore, al tassista, alla guida, alla parrucchiera, a chi ti fa le unghie, chiunque offra un servizio. Tra l'altro questa è la fila per entrare da Supreme. Quindi, partendo da questo presupposto, e vi lascio anche il link qua sopra al video che ho fatto spiegando da dove nascono le mance e perché si lasciano le mance, perché negli Stati Uniti d'America è costume, è cultura, quindi bisogna adattarsi al costume e alla cultura del paese che si visita e cercare di essere più flessibili ed adattabili possibili quando si visita un paese con usanze diverse e nuove che comunque non sono apprezzate da noi italiani, e seguirle. Quindi quanto si lascia di mancia al ristorante? Per esempio, al ristorante un buon calcolo di mancia è raddoppiare le tasse. Allora, innanzitutto vi dico che se siete un gruppo di 4 in su, di solito il ristorante lascia la mancia inclusa nello scontrino. La mancia può essere
la dicitura che è scritta tip o gratuity e è sempre sotto le tasse. Siccome le tasse nello stato di New York sono l'8.8%, il doppio delle tasse sarebbe una buona mancia. Se il conto è di, non so, $20 e le tasse sono $4, la mancia da lasciare è $8. In ogni caso è tutto spiegato qua sopra nel video che ho fatto dedicato alla mancia. Se invece non vuoi fare il doppio delle tasse, direi che una buona mancia è partire da 15% in su del totale. Come posso evitare le trappole per turisti a Times Square e in tutta New York? Beh, di questo ho fatto diversi video, delle cose da non fare assolutamente a New York, e ve li lascio qua sopra e anche nell'info box. Sicuramente dovete fare attenzione una volta a Times Square ai pupazzi, che vi chiedono sempre la mancia se fate una foto con loro. A chi cerca di seguirvi vi dà braccialetti o CD o cose in mano e poi vi chiede in cambio dei soldi. E sicuramente ai ristoranti, perché molti di loro sono trappole per turisti, soprattutto quelli in zona Times Square. Visto che sono in anticipo per la premiere del documentario, faccio un passo qua a Little Italy perché vedo che stanno già allestendo per il festival famosissimo di San Gennaro, che ormai è arrivato alla 98esima edizione, e di questo ho fatto un live su YouTube che lascio qua sopra e anche nell'info box. Lo so, sono tantissimi link quelli che vi sto condividendo. Qual è il periodo migliore per visitare New York? Allora, se lo chiedete a me, io vi dico che qualsiasi periodo è il migliore per visitare New York, perché succede sempre qualcosa in città. Quindi giro la domanda a voi. A voi cosa interessa? Vi piace la primavera? Vi piace l'estate? Vi piace il caldo? Vi piace il freddo? Come vi piace visitare le città? Se non vi interessa, io vi direi che è sempre il momento migliore. Ovviamente ci sono dei periodi dell'anno in cui ci sono più eventi, attività, soprattutto da giugno, fine maggio, giugno in poi, in cui gli eventi nei parchi, all'aria aperta, nei rooftop, tantissimi concerti gratuiti, film all'aria aperta, e di questo ovviamente documento, ne parlo sempre nei miei canali social e nel blog. Se non volete il freddo, ovviamente da evitare l'inverno. L'inverno però a volte inizia presto, ci sono stati degli anni in cui è iniziato a nevicare a fine ottobre fino ad aprile. Se non volete soffrire troppo caldo, dovete evitare comunque periodi di luglio ed agosto, perché di solito c'è un caldo afoso che arriva anche a 35-40 gradi percepiti. Se vi interessano le parate, anche quello è un buon modo per cercare di capire qual è il momento migliore per visitare la città. Yes? Allora, sono dovuta fuggire da fuori e entrare nel posto della premiere perché c'era un tipo che mi ha seguito e si è messo davanti a me e mi guardava. E io ho detto yes e lui mi guardava e diceva yes. Quindi finiamo il discorso adesso. Ok, sono arrivata qua all'evento, il documentario del mio amico Ariel. Per concludere rapidamente il discorso delle stagioni, dipende un po' da come siete voi. Sicuramente per me un momento meraviglioso è il periodo del foliage, che si accavalla anche con Halloween e la parata e la maratona, quindi beccate praticamente tre piccioni con una fava. Il periodo natalizio è fantastico a New York, non è più sostenibile da noi local, da noi che ci viviamo, perché è diventato talmente turistico che la parte soprattutto di Midtown è inaccessibile. Quindi se volete vivere un po' l'atmosfera natalizia a New York, io consiglierei di arrivare prima di Natale. I prezzi spesso sono più bassi durante il periodo di febbraio, in cui comunque c'è una delle due Fashion Week di New York, la Broadway Week, che vi permette di ottenere due biglietti di Broadway pagandone uno. Lo stesso discorso per il Restaurant Week, sempre a febbraio. Uno dei due eventi che permette di avere pranzi e cene in determinati ristoranti molto scontati. Quindi direi, per fare un discorso più approfondito su quale sia il periodo migliore, oltre a leggere il blog, se vi interessa possiamo organizzare una consulenza personalizzata in cui parliamo esattamente di quello che succede nei periodi che avevate in mente o nei mesi in cui in realtà avete le ferie e cosa succede a New York in quel periodo. Woo!
like the way many New Yorkers like their coffee. La premiere del documentario è terminata e si è fatta anche notte, è stato fighissimo, piacerà non solo alle persone che amano i documentari, amano il caffè, ma amano anche New York, soprattutto se conoscete lo slang e un po' la città, i modi di dire le cose che si fanno, sarà sicuramente più fun, più divertente. Torniamo all'ultima domanda che mi viene fatta spesso e è dove si possono acquistare i biglietti ufficiali dell'NBA. Come agenzia New York City for All lavoriamo attualmente con il Madison Square Garden, quindi riusciamo a procurare i biglietti dei Knicks al Madison Square Garden, mentre per quanto riguarda i biglietti dei Nets al Barclays a Brooklyn bisogna andare sul sito ufficiale del Barclays o dei Nets. Per quanto riguarda la parte 2 di cose da sapere prima di un viaggio a New York, oltre alle domande che ho già in lista che mi sono state fatte, chiedo a voi cosa vorreste sapere prima di un viaggio e risponderò al prossimo vlog. Per oggi è tutto, da Chiara Ladyboss a New York.